Gallo, un Como che ha avuto la bravura di crederci, no? Dopo un primo tempo nella quale la partita sembrava compromessa, nella ripresa più bravi voi, un Arezzo che è calato, lei come l'ha vista? Ma sicuramente siamo andati sotto di 2 gol, il primo gol per un'ingenuità nostra clamorosa su un'azione da gol nostro, la palla a 1 metro dalla linea, su un calcio d'angolo non si è riusciti a fare gol, poi l'errore è stato quello di non fare fallo perché su una ripartenza, su un calcio d'angolo abbiamo preso un 3 contro 3 sbagliando tutte le letture, quindi sicuramente noi poco attenti e poco intelligenti nel gestire la situazione. L'Arezzo ci ha messo in difficoltà nelle ripartenze, nelle situazioni dove noi, quando noi avevamo palla e la perdavamo, eravamo troppo distanti dai loro riferimenti e quindi, avendo loro più gamba rispetto a noi, ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo, a questo aggiungo anche una squadra che sicuramente ha fatto un primo tempo, la mia, non come la conosco, nel senso che per quanto riguarda aggressività e voglia di recuperare palla subito dopo averla persa, nel primo tempo siamo stati un po' risparmini in questo, mentre nel secondo tempo direi che la squadra ha fatto molto bene, ha messo in difficoltà l'Arezzo, ha preso in mano il pallino del gioco e ritengo che nel secondo tempo non abbiamo assolutamente demeritato, anzi abbiamo fatto la partita e abbiamo secondo me meritato il pareggio nell'arco dei 90 minuti. Ecco, si è giocato in un clima davvero torrido, quanto può aver influito anche questo. Non capisco perché non giochiamo alle 8:30, obiettivamente almeno le prime 2 o 3 giornate secondo me sarebbe stato opportuno decidere diversamente, però così è stato, oggi è stata una giornata caldissima, veramente incredibile e le due squadre hanno sprecato veramente tantissime energie, però la decisione è stata questa e pazienza, però ritengo che oggi si è vista una bella partita, una partita fatta da due squadre che hanno qualità, complimenti all'Arezzo perché ritengo che abbia giocatori veramente, veramente importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Complimenti al Como perché nella situazione in cui siamo, calcisticamente parlando, in campo non ci sta sfiorando, anzi i miei ragazzi stanno dimostrando di avere un cuore, una grinta, una professionalità e una voglia di far bene che va al di là di qualsiasi pensiero. Grazie, mister.